Se vogliamo che tutto resti com'è, è necessario che tutto cambi. Nella testa del tecnico biancoverde starà balenando già dal posto Cerignola l'idea che qualche modifica tattica a questa squadra vada certamente applicata. Accadde già lo scorso anno quando, gioco forza, si virò verso una difesa a 4 che questa volta però sembra poco percorribile. Ed allora bisognerà pensare ad un 11 più arrembante che somigli magari ad un 3-4-3 che di fatto non modificherà gli interpreti della gara ma solo la gestione di essa. Per la difesa 3 l'unico dubbio potrebbe essere a sinistra nel ballottaggio fra Frascatore e Ricci, con il primo in vantaggio sul secondo. Cancellotti a destra e Armellino centrale. A centrocampo potrebbe tornare a sinistra un calciatore di ruolo come Cancellieri, poiché Liotti sembra ancora fermo ai box. A destra, difficile rinunciare alla verve di D'Ausilio che, come detto, potrebbe trasformare il 3-5-2 in un più offensivo 3-4-3. Sonas, Palmiero e Rocca completerebbero il centrocampo. In avanti potrebbe tornare dall'inizio Raffaele Russo accanto a Gori. Redan, probabilmente in questa fase, è più utile da subentrante tanto quanto Vano, che nei minuti finali potrebbe incidere per fisico e centimetri. Difficile che si possa includere tra le scelte Chicco Paterno, che dovrebbe tornare operativo proprio contro il Latina.